questo video fa parte di una serie che ha l'obiettivo di raccontare come funziona la casa editrice Versante Sud. Agli autori chiediamo di essere soprattutto rappresentativi dei territori trattati, chiediamo di essere persone autorevoli. Essere autorevole non vuol dire per forza aver liberato tutti i tiri o essere un arrampicatore fortissimo. Essere autorevole per noi vuol dire essere una persona riconosciuta dalla comunità dei climber locali. In rete, quindi, con coloro che hanno pulito, disgaggiato, chiodato, spazzolato, liberato e fatto un lavoro di divulgazione. Lavorare con autori locali è una scelta che ha diversi obiettivi. Innanzitutto quella di avere dei prodotti migliori. In seconda battuta, quello di avere dei prodotti facilmente aggiornabili. Nessuno, come chi vive su un territorio, ne conosce le minime modifiche e le minime variazioni. In terza battuta, quello di avere un lavoro accettato e condiviso dalla comunità locale. Per quanto siamo convinti che nessuno possa campare dei diritti di proprietà su una falesia o su un pezzo di roccia se non il proprietario del terreno, vogliamo anche comunque riconoscere il lavoro dei tanti volontari che hanno contribuito a sviluppare l'area, chiodando, pulendo, disgaggiando e perché no anche liberando i tiri. L'autore, che potrà essere una persona, due persone, tre persone o un'associazione di persone, sempre di più queste realtà vengono a proporsi come autori, quindi questa realtà che chiameremo genericamente autore, non ha solo il compito di stilare un elenco di itinerari con il grado e la lunghezza, ma ha anche un compito storico, ha il compito di raccontare i luoghi e le persone che hanno trasformato quei luoghi e quelle falesie. L'arrampicata cresce anche perché c'è tutto un mondo che si muove intorno ad essa. Quindi le aziende che producono il materiale, il mondo della comunicazione specializzata, gli enti pubblici illuminati che si sono resi conto che l'arrampicata si può sviluppare e che l'arrampicata può portare sviluppo, ma soprattutto l'associazionismo, il CAI, la FASI e tutte quelle realtà che hanno contribuito anche individualmente a realizzare itinerari e sviluppare e creare e costruire le falesie. Non è facile coinvolgere tutti, ma chiediamo all'autore di saperlo fare. Coinvolgere tutti vuol dire coinvolgerli nella realizzazione del libro, come autori, come coautori, o raccontando tutti i personaggi all'interno del libro, o addirittura dando spazio a loro perché si raccontino con dei loro testi. Questa scelta spesso ci è costata cara in termini puramente tecnici. Alcune guide non si sono fatte, altre si sono fatte dopo mesi e anni di lavoro per creare queste sinergie, differenziandoci da case editrici che hanno un approccio senza dubbio più piratesco, nel senso che mandano un autore, uno straniero tra virgolette, con un furgone, questo raccoglie alcune informazioni velocemente, torna a casa e realizza un instant guide che senza dubbio ha un'ottima resa economica per lui e per la casa editrice, ma anche senza dubbio è irrispettosa sia di coloro che hanno realizzato, pulito, disgaggiato l'area, sia dei clienti finali a cui va il prodotto guida, che senza dubbio non è di buona qualità. Questo è il nostro intento, è il nostro obiettivo. Va detto e va sottolineato che non sempre ci siamo riusciti, non sempre l'abbiamo raggiunto, per una serie di motivi. Perché è una scelta che è stata maturata in 15 anni di lavoro e che ci apparteneva solo parzialmente con le prime guide pubblicate. Poi perché non sempre riusciamo a comunicare all'autore questa nostra idea di rete o l'autore non la recepisce nel migliore dei modi. In ultimo, perché ci vuole tempo. Le reti di relazione si costruiscono col tempo e spesso in una prima edizione questa rete di relazione non è ancora matura. Magari la riteniamo sufficiente per partire, ma senza dubbio si deve sviluppare, deve migliorare con il tempo. Coinvolgere tutti non è semplice lo stesso. Per questo abbiamo altri progetti, altre idee. Il primo fra tutti è il progetto Books for Bolts, ma di questo parleremo in un altro filmato.